Ciao belli, come state? Allora, mi sento un po' strano, mi sento un po' strano perché per la prima volta da marzo, inizio marzo, da quando ho aperto il canale, ho saltato un giorno di pubblicazione. Scusate raga, proverò a non farlo succedere mai, però lo so che lo avete visto negli ultimi video. Sono stanco. Sono stanco e vabbè, lo so che non faccio il minatore, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sveglio alle 7, torno a casa alle 7, sono tutto il tempo sotto il sole, comunque con i ragazzi, saltare, fare eccetera, e ormai ho una certa età e quindi sono stanco raga. Però sono contento di essere nuovo qui con voi. Oggi mi voglio sfogare, visto che sono giorni in cui sono stanco mi sfogo. A me il sushi fa cagare e oggi bisogna dirlo, tutta questa cosa che il sushi va di moda, il sushi fa cagare. Prima però io sono buono di Buono Channel e tu ricordati di lasciare un bel like se ti fa cagare il sushi, si può dire? Boh, penso di sì. E iscriviti al canale, guarda gli altri video, sicuramente, guarda, facciamo una scommessa. Uno che ti piace lo trovi, sono sicuro. Cioè, ma poi la gente mi paragona il sushi con la pizza, ma qua stiamo impazzendo. Ma tu come fai a paragonare il sushi con la pizza? Ma non c'è niente di più buono della pizza. Cioè, il sushi alla fine, raga, ma di che stiamo parlando? Di una moda. Una cosa che va di moda da 3, 4, 5 anni, ma prima chi se l'era mai ascoltato? Mai ascoltato, CD di musica classica, sushi, l'ultimo album, sushi. Chi se l'era mai mangiato un sushi? Ma che era sta cosa qua? Dicevi uno sushi, ti tirava due schiaffi perché pensava che l'avevi insultato. Non va bene, invece la pizza è storia, cioè raga, la pizza, quella è una cosa che bisogna mangiare. Cioè faccio degli esempi, cioè il sushi è il football club San Giorgio di terza categoria e la pizza è il Real Madrid, capito? La pizza è il Colosseo e il sushi è il mio condominio, capito? La pizza è questo canale e il sushi è quello di Farigeni. No, forse ho sbagliato, stavolta ho sbagliato. Poi io, cioè metti che tu becchi quello che lo fa male il sushi, cioè stai male raga, devi andare in bagno per 4 giorni. Se uno fa male una pizza che ti fa un po' di bruciore di stomaco, ma beh, cioè di che stiamo parlando? Vuoi mettere 4 giorni sulla water, sulla water? 4 giorni sul cesso? Non c'è paragone. Che poi io, tutti col sushi di qua, sushi di là, ne avessi visto uno in quarantena su Instagram, sui social, che si è messo là a fare il sushi. Ma che tutti dalla cara mamma pizza, tutti, il mio Instagram pieno di gente che faceva pizza, manco uno che faceva sushi. Non so se capite. Ma poi mo scusate, mi sono fissato fra sushi e pizza, ma cioè non c'è proprio storia. A parte che una pizza la più buona che puoi mangiare è una margherita 30 euro da cracco, e il sushi invece se vai nel ristorante quello alla carta power ci lasci giù centinaia di euro. Ma poi pure per mangiare, cioè la pizza arrivi là, te la puoi mangiare con le mani, bello tranquillo, il sushi, le bacchette. Chi le sa usare le bacchette? Oggettivamente chi le sa usare bene le bacchette? Nessuno. E non mi dire di sì, che non è vero che un giorno facciamo una gara, io con le mani, tu con le bacchette, vediamo chi è più veloce. Oh, io mi dovevo sfogare perché c'ho proprio una rabbia verso tutta sta gente che va a mangiare sushi, andiamo a mangiare sushi, ma che è? Andiamo a mangiare una pizza. Ma senti proprio quanto parla, andiamo a mangiare una pizza? E uno dice sì, andiamo a mangiare il sushi, e tu dici no, non ci voglio venire a mangiare sushi. Quindi facciamo proprio voglio di sfogare, vediamo se nei commenti siete capaci di farmi cambiare idea. Oh, io ve lo dico, io sono team sushi. No, ho fatto tutto il video. Scusate, io sono team pizza. Se voi siete team sushi, datemi dei motivi validi nei commenti per andare a mangiare sushi. Se mi convincete, beh, faccio un video in cui effettivamente andrò a mangiare sushi. Ciao belli e ricordate, la pizza è meglio. Ah, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like.